La banda Bassotti comanda il girone della Ultimate Silver della stagione estiva della Centurion League. Questa sera affrontano gli ultimi in classifica del Boca Junior. Iniziano forte con questa conclusione deviata, arriva in corsa il centrocampista che spara però alle stelle. Verticalizzazione filtrante che passa in mezzo a tantissime gambe, ancora un bel suggerimento, l'uscita del portiere sterza l'attaccante e poi riesce a chiudere a porta, a quel punto praticamente sguarnita, il numero 14, se non vado errato, anzi il numero 28, il doppio esattamente del numero dichiarato, va a portare i suoi in vantaggio. Avanza ancora la banda Bassotti, questa volta il portiere raggiunge il pallone deviando in calcio d'angolo. Rimessa laterale battuta centralmente, lo stop con la testa, poi la sponda, si allarga il numero 11 che prova ad incrociare, buona risposta del portiere. Pallone giocato in avanti, sempre il numero 11 cercando di inventarsi qualcosa e questa volta trova la rete alle spalle del portiere, saltato di netto il difensore che cercava di contenerlo, ha liberato il destro molto potente a mezz'aria che va ad infilare il portiere, è 2-0. Avanza, bella intervento del portiere, poi la rabona e si inventa un gol meraviglioso, il numero 17, da rivedere e rivedere senz'altro questa magia, questo lampo di genio e di fantasia del numero 17, va dunque a firmare un 3-0 in una maniera molto molto elegante. Prova a reagire il Boca Junior, lo fa con questa conclusione velenosa di Mancino, la palla rimane alta sopra la traversa. Insiste allora la banda Bassotti, pallone giocato dentro e arriva il raddoppio, anzi la propria doppietta personale per il numero 22 della banda Bassotti, doppietta personale e 4-0 complessivo, divario già importantissimo quando inizia in questo momento il secondo tempo. Boca Junior dunque sotto di 4 marcature, calcio di punizione in favore dei ragazzi in maglia nera e fratino rosso, calciato però veramente in maniera rivedibile da parte del numero 11, portiere che posiziona la barriera, viene lasciato libero di calciare, era uno schema che però porta a una conclusione decisamente fuori misura. Rimessa laterale, bello stop e poi la girata, la palla che sembrava destinata ad uscire fuori invece prende un giro molto strano, una maledetta come si dice in gergo, quella che va a far segnare per due volte, per la seconda volta, il nome del numero 11 sul tabellino dei marcatori. 5-0 dunque con la banda Bassotti però che non accenna a fermarsi e continua a presentarsi a ridosso dell'area di rigore, arriva l'ennesima marcatura bellissima, preziosissima per la tripletta personale del numero 22 che questa volta va a segnare aprendo il piatto destro, palla che gira. Spazio per avanzare, fa tutto da solo il numero 11, doppio passo e arriva poi praticamente con il pallone tra i piedi a superare la linea della porta. Fa tutto lui, il numero 11, tripletta anche per lui, 7-0 complessivo. Avanza il Boca che va a siglare il cosiddetto gol della bandiera, segnato con il proprio bomber, il numero 9 con la punta del piede destro, è riuscito ad ingannare in uscita il portiere. Ruba palla il centrocampista, poi se la fa soffiare, allora sventagliata in avanti, ancora una bellissima conclusione, anche questo un gran bel gol d'applauso, assolutamente non facile, con la palla che rimbalzava è riuscito ad incrociare impattando bene con il collo il pallone, doppietta per il numero 9 e 7-2. Avanza il Boca, pallone controllato di Mancino dal numero 22, libera di tacco il compagno, la girata e palla in buca d'angolo anche per lui, ha siglato il 8° gol per i ragazzi in maglia nera, il numero 5 della banda Bassotti, ed è dunque 8-2, c'è ancora qualcosa da giocare con il numero 6 che imposta l'azione. Si propone il numero 21 che si è inserito molto bene, poi scarica un siluro direttamente sotto all'incrocio dei pali, il palo più lontano con la rete che si gonfia dopo questa bellissima conclusione, ed è il 9-2 complessivo, risultato veramente tennistico
e devastante per il Boca Junior, che adesso appunto continua ad accusare anche un momento di scarsa lucidità. Il numero 22 si fa soffiare il pallone dall'11 avversario, quarto gol personale per lui, per un complessivo devastante di 10-2. Ancora la banda Bassotti che si butta in avanti, ancora il numero 11 che si porterà decisamente il pallone a casa, la quinta marcatura personale con il collo esterno del piede, ha trovato l'angolo più lontano ed è 11-2. Calcio d'angolo, ma l'arbitro non lascia proseguire, fischio triplice che decreta la fine di questa gara, risultato che vede uscire rammaricati a testa bassa i ragazzi del Boca Junior dopo questo capitolo nero della stagione.